Mancano pochi minuti alle 14, il cielo improvvisamente si fa plumbeo e quell'allerta meteo annunciata dalla Protezione Civile per questo weekend si concretizza così, con una tromba d'aria che si avvicina e costringe quei pochi bagnanti rimasti eroicamente sulla spiaggia a ritirarsi anche loro precipitosamente. Sono immagini che fanno ben presto il giro del web. La furia del vento poi si abbatte sugli stabilimenti seminando violenza e panico. Vola di tutto, ombrelloni e lettini. Saranno i vigili del fuoco nel pomeriggio a raccontare di decine di chiamate di soccorso perché, oltre ai lettini ritrovati in alcuni casi anche sui tetti delle case, l'acqua caduta, anche in questo caso con violenza in abbondanza, ha allagato, seguendo un triste copione, sotto passi e scantinati di case. Insieme ai vigili del fuoco, mobilitate le forze dell'ordine e il volontariato della Protezione Civile per riportare nel minor tempo possibile un minimo di normalità in una terra e in un settore che sembrano non avere pace. In alcuni stabilimenti i danni sono molto consistenti, gran parte del materiale è andato distrutto. A metà pomeriggio le squadre dei vigili del fuoco erano riuscite a fare fronte a una ventina di interventi, ma le chiamate arrivate e quelle in corso ipotecano tutta la serata. Il fenomeno fortunatamente si è limitato a questa zona della regione. Nelle altre province una diffusa instabilità meteo, come era stata annunciata, ma senza altre criticità.